Siamo alla Puerta del Sol con Rita di Juventud Sin Futuro durante l'Assemblea Generale del Movimento M15 e volevamo sapere da te velocemente come si è creato questo movimento, cosa succede e cosa succederà nell'immediato. Okay, questo movimento si è creato attraverso la rete, è un movimento che è nato in internet, una piattaforma che si chiama Democrazia Realia, Democrazia Reale Ora. È un movimento formato da tanti cittadini e a cui poi si sono appuntati alcuni dei movimenti della città di Madrid, quasi tutti i movimenti della città di Madrid, tra cui noi Juventud Sin Futuro, insieme ad altre piattaforme, collettivi, associazioni di quartiere, eccetera. E questo è partito con una manifestazione, un corteo il 15 maggio, che è stato un corteo partecipatissimo, 50.000 persone, che qua a Madrid è un bel numero. E dopo questo corteo alcune persone, un gruppo numeroso di persone, hanno deciso di rimanere qua alla Puerta del Sol, che è il chilometro zero della città di Madrid, è il centro neuralgico della città. E sono rimaste per una sera, la polizia li ha sgomberati e questo ha provocato un movimento di protesta, di rifiuto, che ha fatto sì che da lunedì, ogni giorno alle 8 ci sono concentramenti qua, nella Puerta del Sol, sempre più grandi. Lunedì 10.000, martedì 15.000, siamo ogni giorno di più. Le autorità spagnole non hanno saputo molto bene come risolvere questo problema, dall'inizio hanno provato a illegalizzare i concentramenti, ma siccome veniva sempre più gente e la legittimità dei cittadini, perché questo è un movimento cittadino molto ampio, molto eterogeneo, qua ci sono delle parti organizzate, dei collettivi, delle associazioni come dicevo prima, ma soprattutto c'è tanta gente molto indignata. E questa gente, quella che dà la legittimità al movimento, fa sì che le autorità non possano semplicemente sgomberare e caricare la piazza, perché è una piazza piena di famiglie, di bambini, di persone anziane, di persone che vogliono dimostrare, che rivendicano una democrazia reale già. Le principali rivendicazioni, slogan della protesta sono in primo luogo il fatto che noi non ci sentiamo rappresentati da una classe politica che non risponde agli interessi dei cittadini ma agli interessi dei mercati. È una protesta contro questo sistema che non ci rappresenta più, questo è lo slogan fondamentale della piazza. E questo fa sì che sia un po' difficile trovare un punto di consenso per le proposte, perché è una piazza molto eterogenea, ma comunque... Dopo la mezzanotte di oggi cosa succederà? Dopo la mezzanotte di oggi inizia la giornata di riflessione elettorale, perché la domenica ci saranno le elezioni municipali e regionali in tutta la Spagna. Quindi un momento in cui non si possono fare concentramenti pubblici. Per ora le istituzioni hanno detto che è illegale e che non si può essere qua a Puerta del Sol, ma comunque gli appuntamenti qua a Puerta del Sol si mantengono, la gente sta iniziando a venire già, ora in piazza ci sono almeno 5.000 persone, c'è un'assemblea di 1.500 persone che sta decidendo ancora come continuare con questo movimento e noi speriamo che la gente continui a venire e che sabato non solo si farà un concentramento ma anche un corteo in città che blocchi la città.